Salve a tutti, sono Tiziana e da oggi vi propongo la mia nuova rubrica Tutti pazzi per l'Oriente. Già vi pongo una domanda: se vi dico Oriente cosa vi viene in mente? Cina, Giappone, Corea, Thailandia? Bene, facciamo un po' di geografia. Questa è la Cina e lui è cinese. Suo nome è Zhang Yixing, ovvero Lai Dai Exo. Questo è il Giappone e lui è Matsumoto Jun, no cinese, giapponese. Questa è la Corea, da tenere in considerazione Corea del Nord e Corea del Sud. Noi parleremo della Corea del Sud. E lui è coreano, lui è il mio ultimate. Chi è un ultimate? Di questo ne parleremo la prossima volta. Kim Jong-un, coreano, no cinese. E questa è la Thailandia. Copter, no cinese, thailandese. Bene, dopo aver fatto questa premessa, parliamo ora degli argomenti che tratterò nella mia rubrica, ovvero anime, manga, drama, musica. Il primo argomento saranno i manga. Cosa sono i manga? I manga qui in Italia vengono conosciuti come fumetti, ma c'è una differenza tra manga e fumetti e questo lo vedremo successivamente. E in ogni puntata parlerò di almeno un manga e parlerò appunto della storia, dei personaggi e darò i miei personali giudizi su questo manga. Poi ci sono gli anime. Gli anime qua in Italia vengono comunemente chiamati cartoni animati, ma è sbagliatissimo! Gli anime hanno tutt'altra forma rispetto ai cartoni animati, perché i cartoni animati sono sinonimo, vengono spesso associati ai bambini, che a un pubblico, sono indirizzati a un pubblico di minori, mentre gli anime, oltre ad essere visti soprattutto dai bambini, vengono seguiti anche dagli adulti. Infatti ci sono poi delle categorie un po' più particolari, avremo modo di vederlo. Poi parliamo dei drama. Cosa sono i drama? I drama li potremmo associare alle nostre serie televisive. Mi viene sempre una domanda in mente: ma perché i drama non vengono trasmessi qua in Italia? Perché noi dobbiamo vedere semplicemente e solo telefilm americani, spagnoli, argentini? Perché i drama coreani, thailandesi, giapponesi no? Vedremo perché. L'Occidente non sa cosa si perde. E poi musica, K-pop, la mia vita, la mia anima. Da quando ho conosciuto il K-pop, letteralmente la mia vita è cambiata. Avremo modo di capire il motivo, perché nel momento in cui si conosce il K-pop veramente non si torna più indietro. Io ascolto solo K-pop, ragazzi, dovete seguirmi, perché non ci sono parole per esprimere quanto io amo il K-pop e quanto io amo i gruppi coreani. Cioè, perché appunto, che cos'è il K-pop? Il K-pop sono la musica coreana del Sud Corea. Ci sono un sacco di gruppi coreani che fanno musica, sono bravissimi cantanti, ballerini, attori. Niente, raga, è un mondo troppo vasto. Potrete seguire la mia rubrica Tutti pazzi per l'Oriente in esclusiva sulla web tv futurachannel.it, dove avrete maggiori informazioni se cliccate su questo link. Arrivederci alla prossima, restate sintonizzati!